Oggi andiamo a vedere come fare un beat trap nello stile di Baby Gang, e in particolare nello stile della nuova canzone che è appena uscita, ovvero Karma. Prima di cominciare, non so se lo sapete, ma noi di Hypen abbiamo appena prodotto la nuova canzone di Saki, RT5167 Gang, ovvero Los Diablos. Se volete vedere il deconstructed della canzone, ovvero come abbiamo fatto il beat, e se volete che droppiamo un contest a riguardo, perché ci stiamo pensando, mettete like al video e iscrivetevi al canale, in maniera tale da rimanere aggiornati nel caso in cui lo droppassimo. Detto questo, andiamo direttamente su FL Studio. Per prima cosa, Frames mi ha mandato questo loop di piano da cui partire per fare questa produzione. Ed è un piano di Keyscape a cui ho aggiunto questi effetti qui. Un EQ per togliere un po' le basse, un Valhalla Vintage Verb, un delay, infatti sentite che quando playano gli accordi si ripetono leggermente, e poi uno shaper box e un soothe per andare a dare più caratteristiche al piano e farlo suonare più clean. A questo punto andiamo a completare la melodia. Per prima cosa andiamo a trovare il sample vocale, e sono riuscito a trovare esattamente il sample vocale della canzone Karma, ovvero questo sample qui di Splice. Celebrate this night with me. Although it's not the last time. Quindi dentro FL Studio, strecciato i BPM del beat e aumentato di sens a 500 per farlo matchare con il piano, suona così. A questo punto possiamo metterci gli effetti per farlo suonare un po' più vintage e un po' più come la reference, ovvero la canzone di Baby. E in questo caso possiamo mettere un vintage verb con un decay più o meno verso un secondo e un mix all'82%, un EQ per togliere molto le basse e leggermente le alte, e infine un edge delay per andare a dargli un po' più quella caratteristica vintage. Con questi effetti suona così. Abbiamo quindi il piano e il sample vocale. Andiamo ad aggiungere un secondo pianoforte, ovvero se sentite all'interno della canzone di Baby, a un certo punto ci sono delle note di pianoforte molto alte e molto ripetitive. Andiamo ad aggiungere quelle. Anzi, lo faccio sul MIDI originale in maniera tale da avere la reference per quando cambiare le note in base a quando cambiano gli accordi. Ok, quindi abbiamo la prima parte. Andiamo a prendere queste e le ripetiamo. E poi andiamo a creare una seconda parte. Cos'altro vado a fare? Per prima cosa vado a randomizzare le velocities per renderlo più naturale. E poi le abbasso leggermente, perché in base alla velocity il suono cambia. Quindi voglio un suono un pochino più leggero. E poi altra cosa, vado ad allungarle tutte leggermente, in maniera da farle blendare tra di loro ed evitare che suoni tutto troppo meccanico. A questo punto andiamo ad aggiungere il basso. Per il basso ho scelto questo suono, ovvero guerriglia, che viene dalla nostra nuova Diamond Production Suite. Cos'è la Diamond? È appunto una production suite, ovvero una collection di kit in cui trovate tutti gli strumenti necessari per fare beat dark clamorosi. Avete strumenti per fare le melodie, una bank di Analog Lab, accents, samples, phrases, midi di melodia, e tutto quello che vi serve invece per fare batterie che hittino veramente forte. Un drum kit, quindi con centinaia di suoni, midi di drums e loop di drums e di perk. Andiamo appunto a scegliere questo basso dal drum kit e non faccio altro che andare a copiare le root note del pianoforte e a metterle nel basso. Se vado a seguire quella che è la struttura della canzone di Baby, metto prima pianoforte sample, poi metto le note alte e poi metto il basso insieme al pianoforte e le note alte. A questo punto andiamo a fare le batterie. Le batterie sono molto semplici. Abbiamo uno snare, un hi-hat, un kick e un open-hat. E questi sono i suoni che ho scelto. Questo hi-hat, che è quasi flangerato. Questo snare, che è un misto tra uno snare trap e uno snare old school. Questo kick, che è molto puntiglioso, e un open-hat normale. Andiamo quindi a mettere lo snare. Quello che sentite nella canzone di Baby è che c'è uno snare che fa un doppio colpo a questo livello qua. Andiamo ad aggiungerlo anche noi. Ok.
e lo duplichiamo. Per quanto riguarda gli hi-hat sono molto semplici, basta fare un hi-hat in 4 step, poi vado a duplicarlo, le seconde note le metto più basse di velocities per renderle un po' più naturali e poi vado a creare qualche roll molto semplice qui e lì. Poi mettiamo il kick, e il kick ha una pattern molto all'italiana. Cosa vuol dire questa cosa? Che verso la fine della battuta sentite che il kick fa dei roll, che è una cosa appunto tipica delle produzioni italiane. Andiamo a fare una pattern simile. E lo vado a mettere, il roll, alla fine proprio delle 8 battute. È molto semplice e andiamo a modificare un po' le velocities. Infine vado a mettere un openet, lo metto all'inizio e abbiamo la nostra batteria. Quello che notate è che non c'è nota 08, perché all'interno del brano non c'è nota 08, ma c'è un basso, appunto il riff che abbiamo messo prima, che va ad avere quella funzione che è di solito coperta all'808. Andiamo a mettere infine un riser come presente nella canzone, in questo caso metto un riser un pochino più corto. E prima di lasciarvi il risultato finale, vi ricordo che in descrizione trovate il link alla nostra Diamond Production Suite, e di mettere like al video e di iscrivervi se volete vedere il deconstruct di come abbiamo fatto la canzone Los Diablos, e se volete che Hypen crei un contest a riguardo. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.